I frontalieri non sono delle pecore da tosare. Il nostro è un territorio che da sempre fa fatica a trovare un equilibrio economico e l'accordo del 74 aveva dato una soluzione. Ora la revisione di questo accordo rischia di mettere in difficoltà questo equilibrio e di far perdere posti di lavoro. Quello che ne subirebbe il peggiore svantaggio non sono solo i lavoratori ma l'intero territorio, i comuni di frontiera e tutto quanto ne riguarda. Chiediamo e ci stiamo impegnando affinché gli accordi siano rivisti o comunque la tassazione che verrà applicata ai frontalieri sia la medesima dell'accordo del 74. Bisogna che il governo si renda conto che essere frontalieri non è un privilegio e i nostri territori di confine da sempre vivono la difficoltà della vicinanza di una Svizzera che risucchia manodopera e da qualche anno in maniera forte anche le imprese.